Se avete bisogno di crediti, EasyVault, link e codice coupon qui in descrizione. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Qui è il signor Giovanni, Giovispo, che vi parla. Benvenuti in un nuovo video squad builder. Questa volta andrò a mettere due icon e ancora una volta il budget da 1 milione. Vi potrei portare anche la mia squadra che sto utilizzando in questi giorni, che utilizzerò in questo weekend league. E sarà simile, dai, più o meno simile. Voglio partire dal modulo iniziale, un 4-5-1, ragazzi, perché io gioco col 4-5-1 per l'ibrida abilità. Ma non è che gioco con 4-5-1 in game. Momento. Però prima di continuare questo video, lasciate un bel mi piace, se vi piace, dislike. Se non vi piace, iscrivetevi al canale, commentate qui sotto con i giocatori delle icon swap che vorreste vedere in uno squad builder, lasciandomi anche magari il budget. 1 milione, 2 milioni, 3 milioni, 500.000. Non sotto i 500.000, perché poi, diciamo, non si va a creare, secondo me, una squadra che possa essere competitiva, ecco. E in descrizione trovate i link ai nostri social, quelli Facebook, Instagram e gruppo Telegram. Gruppo attivissimo. Allora, come icon io ho scelto, e l'avrete letto dal titolo, Gullit e Laudrup. Ho comprato sia Laudrup Icon Moment e sia Gullit. Allora, c'è da dire che Gullit, beh, di fisico è una velocità buona, passa bene, difensivamente parlando non è malaccio. Invece Laudrup, primo impatto, beh, davvero interessante, lo provo come COC partita in corso. È veloce, passa bene, sa tirare discretamente bene, dribbla veramente benissimo. Andiamo a vedere un attimo le sue stats nel dettaglio. Non queste, queste qui. Abbiamo un 4 di piede debole, un 4 di skill, 4 international reputation. Vabbè, quello non c'entra, non è importante ai fini del giocatore. 860.000 credit, non mi ricordo quanto l'ho pagato, ma vabbè. Gullit, vabbè, è il baby, non è proprio il massimo. Però una prima partita con lui, beh, non è stata bruttissima. Allora, questa volta vorrei cambiare, vorrei metterci adesso la Ligan, una Ligan. Allora, di Ligan chi abbiamo come portieri? Sono abbastanza scarsi, se non sbaglio. Come portieri, position, goalkeeper. Abbiamo Navas, che non è bruttissimo, è un po' bassino. Ruffier, beh, per andare sul sicuro io proporrei sinceramente un Navas base. Non è fortissimo, lo so, ma va bene, dai ragazzi, non vi preoccupate. Come difensore centrale è uscito un De Ligt, questo nella versione Team of the Week Moment, e ci metterei, sì, appunto questa carta. Così facciamo intesa, qui ci mettiamo Alexandro, nella sua versione base ci può stare. Qui ci mettiamo un difensore centrale, quali, o Thiago Silva, oppure c'era Marquinhos. Marquinhos 89, sarà una squadra, ripeto, da 1 milione di crediti, però devo andare a togliere il prezzo di questo e di questo. Per ora siamo sui 300.000 crediti. Come terzino destro, allora, io sinceramente non opterei per un Munier, ma andrei a trovarmi un terzino destro che possa essere brasiliano. Ma mi sa che in Brasile i terzini destri fanno abbastanza gagare. Abbiamo Emerson. Beh, Emerson, beh, si può mettere. Qui ci metterei Dembélé. Perché Dembélé? Perché è il classico 5-5 che mai, secondo me, sarà inutile. Nel senso che va bene, la versione non è il massimo, però se avete più crediti si prende la versione superiore, certo. Come COC invece, io qui non lo so, perché comunque poi io farei un 4-2-3-1, perché mi sto trovando bene con quel modulo, con i due esterni e i due mediani, l'unico COC. Quindi metterei Laudrup COC, Gullit CDC, quindi ho bisogno di almeno un altro CDC. Però in Liga Santander di CDC validi, insomma, c'è Busquets che fa e non fa, nel senso, non mi piace. Vediamo. Allora, potremmo optare per Marcelo, costa un bordello. E quindi no. Busquets no. Ci sarebbe Artur, però non mi colpiscono le stats da CDC.
Baniga. Ah, però Baniga, beh, con questo, con queste stats non è bruttissimo. A Partey, è vero, c'è Partey. Partey, sì. Vada per Thomas Partey. Thomas si chiama. Allora, come attaccante, beh, bisogna trovare un attaccante che sia valido, che non costi lira incredibile. Non Suarez, non Griezmann. Io ci punterei su un attaccante equilibrato, da una buona velocità e buon fisico. Però bisogna trovarlo, ecco. Beh, ci sarebbe un Benzema non scarsissimo. Se non sbaglio, Jovic era la sua SBC. Sì, il moment, sì. Bartra SBC, Iago Aspas. No. Ci sarebbe Bale. Beh, mettiamoci Bale. Sforeremo un po' il budget, lo so, però tipo qui come esterno sinistro ci mettiamo un giocatore che possa essere buono. Rebic, ci sarebbe Rebic. Beh, mettiamo Rebic. Allora, ragazzi, non commentate, cioè nel senso commentate a piacere, però non ditemi Giovi, ma tu le fate a caso. Beh, allora ora vi spiego. Navas è un buon portiere, ovviamente non in questa versione, nella versione 89 può essere decisamente migliore. Marquinhos ha le stats buone, difesa magari il fisico non tanto, è veloce. E volevo cambiare, volevo mettere la Liga 1, ecco, messo Marquinhos e Navas, due dei migliori della Liga 1. Poi c'è Neymar, Mbappé anche. Vabbè, c'è De Ligt nel Team of the Week Moment, che non è una carta brutta, li si mette ombra e va che è una bellezza. Alexandro lo conoscete tutti, Emerson è un future star che non ha brutte stats, secondo me. Per Memo Rebic, che è un attaccante ma è da esterno e dal fisico, un passaggio non bruttissimo, Workers buono, non è maluccio, ecco, poi è veloce. Dembélé dall'altro lato, vabbè, lo conosciamo. Gullit a centrocampo, ma poi questo modulo si cambia. Gullit, vabbè, perché è incentrato lo squad builder su Gullit e Laudrup. Partey, perché lo metterei come CDC, che secondo me ci sta la grande. Invece Bale, che lo metterei come attaccante, nonostante comunque, se non sbaglio, abbia le tre stelle di piede debole. Purtroppo non è l'ideale, non è veramente l'ideale. Però 4 stelle skill possono essere utili al fisico, alla velocità e il tiro. Allora, il modulo che io proporrei per questa squadra è il 4-2-3-1 con gli esterni, non questo Giovi, con gli esterni. Io metterei Gullit e Partey come CDC, infatti io nella mia squadra uso Gullit e Rijkaard come CDC, Laudrup come COC e Bale in attacco. Magari se non vi piace, voi volete vedere un attimo le stats di Rebic a 4-4, magari se proprio dite no, io voglio un attaccante che abbia almeno le 4 stelle piede debole, beh, fate così, semplice. Bale lo mettete qui a sinistra, così può crossare di mancino, e Dembélé può crossare di mancino di destro, e si può stare anche così volendo, ecco ragazzi. È una squadra che secondo me può essere valida, non è brutta, ecco. Non vedete magari questo 72 in velocità di De Ligt, gli si mettete a ombra, arriva a un 70... Andiamo a un'ombra, aspetta, lo facciamo così in live, ragazzi. Mettiamo ombra, arriva a 84 di velocità. Con 10. Con 9 arriva a 82. Mettiamo 8, arriva a 80. Voglio dire, mettiamogli lo stile intesa e risolviamo il problema. Ma ragazzi, ditemi voi cosa ne pensate di questa squadra e di questo video. Se vi è piaciuto, dislike. Non vi è piaciuto, dislike. Iscrivetevi al canale e condividete hashtag NMF. Con Giovispo, vi saluto e vi ringrazio. Ciao belli! Suono di una melodia lontana e la lavoriamo a piedi noi.